Attenzione alla cura della persona, gestione delle vaccinazioni anti-Covid e grandi opere come il nuovo ospedale di Padova Est e la nuova pediatria. Inizia così il mandato del nuovo direttore generale dell'azienda ospedaliera di Padova, Giuseppe Dalben. A preoccupare maggiormente il nuovo DG però sono i contagi che tornano a salire, così come il numero di ricoveri. Il mese di marzo è iniziato con 33 accessi per Covid in 24 ore in pronto soccorso. Attualmente noi abbiamo dei 58 posti letto presenti malattie infettive, 51 occupati da pazienti Covid. È un numero importante. Abbiamo dovuto pertanto aprire, come ben sapete, il sesto piano del monoblocco, diretto dalla professoressa Maria Luigia Rondi, che su 10 posti letto ne ha già occupati 9 a ieri sera. La terapia, l'area semi-intensiva, con 18 posti letto, ne ha occupati 17. L'area critica, la rianimazione centrale, la stiamo riconvertendo tutta per i pazienti Covid. Nel frattempo si prosegue con le vaccinazioni. Su 7.428 operatori sanitari vaccinati, 4.110 hanno già ricevuto la seconda dose e per i restanti è già stato programmato il richiamo. Anche in azienda l'adesione alla campagna vaccinale è stata alta, l'80%. Poi si procederà alla vaccinazione dei pazienti trapiantati e oncoematologici e si vorrebbe inserire anche gli ultraottantenni ricoverati in ospedale. Sul fronte del nuovo ospedale, Dalben è chiaro. Per il mese di aprile l'intenzione dell'azienda e mia è quello di procedere alla gara di apertura europea per l'affidamento dei lavori del servizio di ingegneria e architettura per la realizzazione del progetto. Le fasi saranno 4: il progetto di fattibilità tecnico-economica, il progetto definitivo, il progetto esecutivo, la direzione dei lavori, per un totale di 35 milioni e mezzo di euro. Da febbraio inoltre l'azienda ha chiesto all'ANAC di attivare il protocollo di vigilanza sulla regolarità del percorso. Aprile sarà anche un mese cruciale per la nuova pediatria, si attende infatti la conclusione della verifica e validazione del progetto esecutivo.